Ciao a tutti gli amici di androidblog.it, oggi vediamo insieme il contenuto della confezione di questo Yashi My Smart QS5 che esteticamente si presenta come un dispositivo abbastanza promettente. Ovviamente poi vedremo nella recensione completa se ciò che ci sembra esteticamente verrà confermato sul lato delle prestazioni. Innanzitutto vediamo qui sulla parte superiore della confezione il dispositivo che è davvero, davvero carino esteticamente, se non fosse per il logo dell'azienda scritto veramente a caratteri cubitali sulla scocca posteriore. Continuiamo poi con l'unboxing, vedendo qui la prima batteria da 2500 mAh per far funzionare lo smartphone e poi nella parte sempre più bassa della confezione troviamo un caricatore USB con ovviamente la presa italiana e l'ingresso USB sulla parte superiore, un cavo USB micro USB per la connessione al computer e per la ricarica tramite l'alimentatore che abbiamo appena visto, un paio di cuffie auricolari in-ear che nel design ricordano molto le Beats prodotte appunto dall'omonima azienda. E devo dire che qualitativamente sono abbastanza accettabili. Qui vediamo il regalo nella confezione di vendita del QS5, un'altra batteria, una batteria secondaria da 2500 mAh che ci potrà soccorrere quando la prima sarà scarica. E poi ovviamente troviamo due pellicole che questo tipo di aziende ci forniscono insieme allo smartphone nel momento dell'acquisto, oltre ovviamente a quella che è già applicata sul dispositivo. Qui invece troviamo il solito manuale delle istruzioni completamente in lingua italiana per configurare al meglio lo smartphone durante il primo avvio. Il dispositivo in questione è quello che vedete qui sotto la nostra telecamera. Ricapitolando un po' di specifiche tecniche, innanzitutto dobbiamo dire che è formato da una lunghezza di 144x72x8,9 mm di spessore per un peso totale di 145 grammi, ovviamente con batteria inserita. Per quanto riguarda il lato relativo alle prestazioni, dobbiamo dire che è dotato di un processore quad-core MediaTek da 1,2 GHz con 1 GB di RAM DDR3. La memoria interna è di 4 GB, espandibile ovviamente tramite memoria microSD, inseribile nella parte posteriore dello smartphone, visto che è formato da una cover removibile. Come vedete, adesso se riusciamo ad aprirlo, lo smartphone è dotato della possibilità di inserire una doppia scheda e ovviamente sono formati da due alloggiamenti che prevedono l'utilizzo di SIM in formato normale. Qui al centro vediamo il carrellino per utilizzare la microSD e per espandere la memoria fino a 32 GB, e quindi devo dire che a disposizione dell'utente vi è una quantità abbastanza buona di memoria. Ovviamente poi è presente una fotocamera posteriore da 8 megapixel con flash LED, e qui in basso vedete l'altoparlante di sistema. Nella parte superiore, infatti, poi troviamo la fotocamera da 2 megapixel e ovviamente i sensori per la luminosità e per le varie gesture, e qui la capsula auricolare. Nella parte superiore troviamo il jack da 3,5 mm per le cuffie, l'ingresso micro USB per ricarica e connessione al computer e il tasto di accensione, blocco e spegnimento che è posto a fianco all'ingresso micro USB. Il lato destro è completamente pulito, mentre il lato sinistro presenta il bilanciere del volume. Nella parte bassa del dispositivo troviamo solamente il microfono e non sono presenti dei tasti fisici, bensì solamente tre virtuali presenti quasi su ogni smartphone. La versione di Android inclusa qui dentro questo smartphone è la 4.2.1 e per un resoconto generale di questo smartphone, di come si comporta nei vari utilizzi, vi rimandiamo alla nostra recensione che sarà online tra pochissimi giorni sul nostro canale.